viva gli agricoltori, gli amatori, i medici, i librai, i lavoratori, gli intellettuali combattenti. Viva gli agricoltori, ma solo quelli antichi. Gli amatori, ma solo quelli veri. I medici, non tutti, solo quelli etici. I librai, solo quelli che ti vendono perché vali e non perché piaci. Gli scrittori, quasi tutti, tranne i sognivendoli. I lavoratori, solo quelli che vorrebbero la libertà. Gli intellettuali combattenti, sì, ma solo quelli dalle immense velleità. Ah, quella notte cantai e mi seguirono tutti. Su quel palco suonai e mi sentirono tutti. Nel palazzo pieno di sorprese, nel palazzo pieno di frammenti, di bici, baci e libri bollenti. Ah, su quel palco cantai e mi seguirono tutti. Ah, e quella notte suonai e mi sentirono tutti. Nel palazzo pieno di sorprese, nel palazzo pieno di frammenti, di bici, baci, sangri e processi lenti. Ah, quella notte suonai e mi sentirono tutti. Dissi alla tipa là in fondo di non essere un uomo che scatarra e dimentica i baci, non canta i perché. Dissi alla tipa là in fondo che se mai volesse baciare me, potrebbe benissimamente baciare anche altri tre. Ah, quella notte suonai e mi sentirono tutti. Ah, su quel palco cantai e mi seguirono tutti. Nel palazzo pieno di sorprese, nel palazzo pieno di frammenti, di bici, baci e libri bolletti. E viva quelli che dicono che il contratto sociale è una cazzata, il 68 è tutto da rifare. E viva quelli che pensano che puoi usare le parole che ti pare vecchie o nuove, ma la contraddizione, quella non svanisce fino a quando non si riesce a scardinare veramente questo cazzo di sistema. Quella non svanisce fino a quando non si riesce a scardinare veramente questo cazzo di sistema. Ah, quella notte cantai e mi seguirono tutti. Ah, quella notte da bere, la bevemmo assieme. Grazie. Non è normale essere ingabbiati a 6 anni dai propri stessi genitori convinti che cultura e disciplina siano sinonimi. Non è normale preferire la menzogna, l'inganno, il tradimento alla realtà, al bello, al vero, a ciò che è schietto, è limpido, trasparente. Non è normale preferire il tradimento, l'inganno, alla trasparenza di un amore libero ma responsabile e consapevole. Non è normale proiettare se stessi nell'infinito, nell'infinito spazio, quando non si è mai andati nello spazio. Perdere la dignità, autoannientarsi, annichilirsi, fingere di amare ma in realtà disprezzare nel profondo i diversi. Non è normale far passare per normale giganteschi ossimori. Non è normale che c'è chi si ammazza di lavoro e chi muore perché il lavoro non ce l'ha. Non è normale lavorare 8 ore al giorno, 5 giorni su 7. Tutto questo non sarebbe normale, ma grazie a voi che l'avete scelto, lo è. E in questo posto si viene per studiare, che sia chiaro. Le domande si possono anche fare, ma non tutte. Imparerete quali è meglio evitare, adesso accomodatevi. Avevi 6 anni, ma eri già dentro e qualcuno aveva nascosto le chiavi al di là del mondo. Tutto questo non è normale. Col
cosa c'è di normale nel vostro normale, normale, normale? A 15 anni poi i primi amori, tu sei pazzo. Non puoi volere la libertà di chi ami, fessacchiotto. Ascolta chi ti fa l'occhiolino, tradisci e basta. Eri il solito topico, tu che cercavi innamoramenti autentici. Nel parco della rete trovasti due amori splendidi. Tutto questo non è, è normale. E cosa c'è di normale nel vostro? Normale, normale, normale. In questo posto si viene per pregare, che sia chiaro. I desideri si possono esaudire, ma non tutti. Ad esempio, non potete desiderare che Dio muoia. Tu facesti notare che era già morto, avevi 16 anni e chiamarono il boia. Tu facesti notare che era già morto, ti giustiziarono temendo una catastrofe di Gaia. Tutto questo non è, è normale. Cosa c'è di normale nel vostro? È normale, normale, normale. In questa piazza siamo per salutare i soldati. È legittimo, per carità, di sentire, ma non siate violenti. Violento nel chiedere per chi lavorassero, quanti bambini ammazzassero, ma loro dissero soltanto che erano degli eroi. Tutto questo non è normale. Ma cosa c'è di normale nel vostro? Normale, normale, normale. In questo mondo ti ho gettato per lavorare, disse il padre. In questo mondo ti ho partorito per soffrire, aggiunse la madre. Ma tu non volevi obbedire, né lavorare, né soffrire. Tu non volevi pregare, né sposare una donna sola. Tutto questo non è, è normale. E cosa c'è di normale nel vostro? Normale, non c'è niente di normale nel vostro normale. Grazie. Si chiama questa. Sono un biglietto riciclato ogni mese, sono un titolo di viaggio obliterato nel caos. Sono una notte passata in strada senza scorte di cibo, senza stelle e senza gloria. Sono la carrozza che avanza ordinata, sono vicino al finestrino e c'è una ragazza tormentata. Sono lo scoppio di rabbia cieca quando ti accorgi che la prima fila è già occupata. Raggiungimi a Parigi, prenderemo i mimi e li faremo dei doppiaggi. Li faremo dei bellissimi, bellissimi doppiaggi. Sono un contadino meridionale che svende il suo vino ad un acquirente inesperto. Sono come una mattina dopo una notte passata a tremare in uno squat sulla tangenziale. Sono una mattina e mi sono svegliato da un sogno straniero in un letto sbagliato, in un paese che non sarà mai mio. Sono quel paese che non sarà
ma il mio. Raggiungimi a Lucerra, invaderemo le Alpi, alle banche muoveremo guerra. Faremo una lunghissima, lunghissima guerra. Sono un bar in una specie di autogrill di Orvieto, sono il titolo di studio trafugato dai Ross. Sono come un pomeriggio passato a Bologna, senza conoscenze, senza locali e senza ingaggi. Sono quell'ecomostro nel quale ho dormito, dal quale sono fuggito al tramonto del giorno seguente, a quell'incontro a Firenze. Sono nei diari di mille amanti tenute per le calze. Ci consoleremo del brodo della riviera. La stupida brodaglia romagnola. Raggiungimi nel VC di un treno qualsiasi, lì dove anche le amicizie durano un viaggio. Hanno durata chilometrica. Raggiungimi anche se sono polvere di miti, senza cronologie, né orologi digitali. Raggiungimi in baita, mentre con Gauguin osservo le polinesiane. Raggiungimi perché sembrano quelle nostre vecchie amiche di Via del Mare. Di Via del Mare. Di Via del Mare. Mentre con Gauguin osservo le polinesiane. Raggiungimi perché sembrano quelle nostre vecchie amiche di Via del Mare. Grazie. Se posso fare un altro faccio una cover. Ok, allora vi ho salutato con questo pezzo, no? Tutti e tre pezzi miei. Per chi non mi conoscesse, sono Matteo Iammarrone, sono stato lieto di esibirmi, spero vi sia piaciuto. Buona serata a tutti e grazie di essere stati qui.